Questa sera eccoci qua, tornati a Border Knights e sono contento di ritrovare dopo la bella puntata che abbiamo fatto insieme a Massimo Mazzucco, David Gramiccioli. Ciao David. Ciao, ciao e grazie sempre per l'ospitalità. Tra l'altro in un contesto personale completamente diverso, perché è bellissimo ritrovare te Massimo, la volta scorsa, ma venivo da una colica intestinale, ero devastato. Adesso in un clima sicuramente dal punto di vista della salute più piacevole per me, quindi spero anche più adatto alla trasmissione. Certo, no, ma fu molto brillante. E già rispetto a quella trasmissione di cose ne sono capitate. Ricordiamo che Davide, poi lo ricorderà nel corso della puntata, tornerà a teatro proprio con questa sorta di testimone, un testimone tragico, no? Dalla pandemia o dalle pandemie alla guerra. Mi hanno colpito alcune frasi proprio della puntata in cui sei stato con noi, quando hai detto: no, questa è un po' la notte più buia forse dell'umanità, ma con uno sguardo anche di speranza. E poi un'altra frase che mi ha colpito: questa guerra serve a tutti. Ecco, ora che sono passate altre 2-3 settimane, sei ancora più convinto di questo? Ah, assolutamente sì, visto che qualche ora fa la Cina ha regalato alla Serbia degli aerei da guerra, considerando che Mosca ricorda quanto sia molto più potente il loro arsenale di guerra rispetto alla povera Italia. La notte più lunga, come tutte le notti che l'umanità si è trovata ad attraversare, è una notte segnata da... Questo è un momento tragico. Hai ricordato l'inchiesta e ti ringrazio per questo, perché dopo la mia partecipazione, sono estremamente restio, a parte però c'eri te, c'era Massimo, poi è stato bello aver partecipato ad altre trasmissioni del cosiddetto filone della controinformazione, che a me piace invece presentare come la libera e indipendente informazione. E insomma sono stato contattato anche da televisioni nazionali, colpiti da questa, dal fatto che io abbia detto questa è una guerra che serve a tutti, come tutte le guerre. Le guerre si fanno perché servono per ristabilire gli equilibri. Oggi possiamo avere una visione completa del mondo, quindi, e lo ripeto ancora una volta, come aveva anticipato nell'aprile del 2020 Henry Kissinger, la pandemia ci avrebbe portati direttamente alla guerra. Tutto questo piano, questo complotto, visto che affascina molto questo termine e rischia di essere funzionale però al mainstream, ma in buona sostanza di questo stiamo parlando, un piano ordito per ristabilire un nuovo ordine mondiale. È una guerra che serve a tutti. Sono passate 2 settimane, da non so quanti giorni, dall'ultima volta, dalla volta scorsa che sono stato tuo ospite, e tutto quello che è successo in questi giorni conferma quanto ho detto rispetto all'opportunità che questa guerra rappresenta soprattutto per le superpotenze. Sento raccontare l'Ucraina nella maniera più sbagliata possibile, no? E allora ho parlato con un giornalista del Corriere della Sera, il quale mi ha detto: quindi lei nega che ci sono stati morti di Caridaie, Costa Zerudela, dei morti? Nessuno nega i morti, ma il nostro lavoro così scrupoloso, l'indagine, invece non neghiamo i morti, non neghiamo il virus, non neghiamo la guerra, non neghiamo i morti già fatti da questa guerra. Forse la nostra indagine rivela però e fa i nomi dei colpevoli. Questo è in sostanza il frutto e l'obiettivo del nostro lavoro. E dicono la Russia però è meno più vittima rispetto... Ma cosa pensiamo? Noi crediamo davvero che dopo, in Ucraina nel febbraio del 2014 c'è stato un colpo di Stato con la rivolta di piazza di Maidan, è innegabile questo, ma Putin era pronto ad un'eventuale azione del genere nei confronti della Russia, tant'è che 3 mesi dopo sigla un accordo di vitale importanza con la Cina, e da quel momento Mosca e Washington, suggellando un patto e partendo da quell'accordo, si vantano reciprocamente, oggi più la Russia ovviamente, di questa prestigiosa amicizia, e ciò è innegabile. Per ricordare quanto le guerre servono a tutti, basterebbe ricordare cosa disse il generale Ferdinand Foch, nei confronti del quale i francesi forse non hanno mai avuto abbastanza gratitudine, ma se i francesi
dopo la prima guerra mondiale hanno avuto un esercito moderno, questo lo devono al generale proprio Foch, questo vecchio generale che veniva dalla cavalleria francese, il quale dopo il trattato di Versailles, dopo la fine della prima guerra mondiale, disse in buona sostanza che non era un trattato di pace, ma si siglava una breve tregua, perché massimo 20 anni, e si sarebbe giocata il secondo tempo di quella partita. E così fu. Poi ancora oggi la storiografia e gli storici, quelli importanti e blasonati, si dividono su due fronti distinti, sullo schema interpretativo e suggestivo di considerare le due guerre mondiali del Novecento due fatti distinti, e chi invece considera quello un fatto unico, iniziato nel 14 e finito nel 45. Ritornando ai nostri giorni, al 2014, golpe in Ucraina contro la Russia, Putin e la Russia si sentono ovviamente minacciate e reagiscono. E a questo punto un uomo che fa le guerre, un uomo che quando fa le guerre le vince, tra l'altro, un paese che quando ha fatto le guerre le ha vinte, rinverdendo questa tradizione marziale, militare, chiamatela, definitela come volete, si preparano a vincere un'altra guerra in un contesto dove le dinamiche però sono stabilite da un potere superiore. La prima e la seconda guerra, le guerre mondiali vengono pianificate già dai governi mondiali. Oggi più che mai, nella prospettiva di creare nuovi equilibri globali e quindi un nuovo ordine mondiale, questa guerra avrà questo obiettivo. E visto che questo obiettivo è stato condiviso da tutte le grandi superpotenze, lo raggiungeranno. Ora, stando anche all'esito, quale sarà l'esito di questa guerra, capiremo come sarà definito l'Oriente e come sarà definito l'Occidente. Pensare ad una superpotenza unica padrona del mondo non ha più senso. Già 9 anni fa, nella sua ultima brillante, vivacissima intervista, Zbigniew Brzezinski, un omologo di Henry Kissinger, disse in buona sostanza che tre grandi superpotenze ambivano al ruolo di guidare il blocco orientale. La Russia, che secondo Brzezinski rimaneva fortemente prigioniera del suo passato, della sua nostalgia, un'India che si autocelebrava pur avendo delle potenzialità straordinarie, e delle tre candidate l'unica vera superpotenza in ascesa inarrestabile era proprio la Cina. Ma pensiamo quale sarebbe il ruolo della Cina come superpotenza unica. Avrebbe anche in Asia grandi superpotenze come sue nemiche. Questa guerra servirà, non finirà domani, durerà molto, come disse Kissinger, coinvolgerà le future generazioni, ma alla fine di questa notte così buia, chi vedrà l'alba si troverà anche in un mondo assolutamente nuovo, dove saranno stabiliti anche i due blocchi di potere. Mosca e Washington, con Nuova Delhi, Teheran da una parte, e dall'altra parte un Occidente che grazie a questa guerra verrà del tutto ricostituito e verrà del tutto rimodellato. Credo, e tutti gli elementi che abbiamo reperito e che abbiamo a disposizione ci portano a fare quel tipo di considerazione, ancora una volta la leadership dell'Occidente sarà l'appannaggio degli angloamericani. L'Occidente sta vivendo l'egemone dell'Occidente in una sua fase decadente, ma non irreversibile né assoluta. La guerra è stata preparata dagli Stati Uniti. Quando io dico che Trump ha perduto le elezioni, ci vuole una fervida fantasia e anche il rischio di esporsi all'ludibrio, al pernacchio pubblico, quando mi contestano: no, Trump ha vinto le elezioni. No, Trump ha perduto le elezioni proprio perché Trump era un uomo fuori quel tipo di contesto. Trump è stato l'unico presidente degli Stati Uniti che non ha fatto una guerra. Con Trump presidente degli Stati Uniti molto probabilmente non si sarebbe accelerato neanche questo quadro, questo schema di violenza, neanche di provocazioni nei confronti della Russia, che, ripeto, gli Stati Uniti e l'Inghilterra sanno che provocare la Russia significa provocare di conseguenza e come derivazione di fatto a livello di interessi geopolitici anche Pechino. E quindi si sono preparati il campo, hanno eletto un presidente come Biden. Bisognerebbe ricordare il rocambolesco congresso dei democratici con Sanders che viene eliminato, lui poi trova anche una via di uscita abbastanza plausibile e galante, dicendo
temo di perdere anche questo secondo congresso. Già mi sto ancora leccando le ferite del precedente congresso, quando lo persi nei confronti di Hillary Clinton. Mi sfido da questa eventuale sconfitta, che sarebbe la seconda consecutiva, e quindi rappresenterebbe anche una macchia indelebile a livello di prestigio personale. In realtà, dietro questa narrazione, questa spiegazione ufficiale, si nascondevano dinamiche che è stato facile anche decriptare, perché Biden, che vince il congresso dei democratici, è l'uomo che sicuramente, sfidando Trump, come è nella oggettività dei fatti e dell'analisi, ha dato vita anche alla più controversa elezione delle presidenziali statunitensi. E quando quelli del mainstream mi dicono: perché secondo lei le elezioni americane sono state truccate? Beh, è un sentimento grandemente diffuso. Innanzitutto, a sostenere questo è il candidato repubblicano, il presidente uscente Donald Trump, che è stato anche il repubblicano più votato di tutta la storia delle elezioni americane. E questa impressione, questa tesi, ripeto, è largamente condivisa, a maglia larghissima, dall'opinione pubblica internazionale. Una volta che si sono definiti i ruoli, dopo la pandemia ci sarebbe stata inesorabilmente la guerra. Ma ripeto, non c'è niente di straordinario in termini di preveggenza, di previsioni, di pronostici. Lo aveva detto dall'alto della sua diabolica autorevolezza proprio Kissinger. Io ritorno su quel passaggio che fu fondamentale, perché Kissinger, intervistato dal Wall Street Journal, parlò essenzialmente di questo, di una pandemia che avrebbe cambiato i nuovi equilibri mondiali, ha evocato la guerra, e quell'evocazione lancia un messaggio a quei livelli abbastanza chiaro. Fu lui, parlando di una pandemia, di sentirsi come nelle Ardenne del 44. L'evocazione della guerra è entrata come retorica quasi usuale di tutta la pandemia. La guerra è stata evocata dal Presidente della Repubblica Mattarella, quando nella primavera del 2020 annuncia, dopo che l'OMS l'11 marzo aveva annunciato ufficialmente la pandemia globale di Covid, che gli italiani si dovevano apprestare a vivere un periodo come fu tragico il secondo dopoguerra italiano, anche se il secondo dopoguerra italiano fu meno tragico di come l'ha raccontato il Presidente della Repubblica, perché 6 anni dopo, già all'inizio degli anni 50, l'Italia viveva il miracolo e il vero boom economico che l'avrebbero portata alla fine di quel decennio, nel 1960, ad essere la prima potenza industriale del mondo e a prendere, ad essere insignita, per quanto del tutto formale, questo titolo del premio Nobel per la stabilità monetaria. La nostra divisa monetaria, la lira, venne insignita del Nobel per l'economia da parte del Financial Times, perché era la moneta più stabile del mondo. E l'allora presidente del Consiglio Giuseppe Conte, insomma, riprendendo le parole del presidente Mattarella, rilanciò quel messaggio: dobbiamo prepararci a vivere, da un punto di vista della difficoltà, soprattutto emotiva, un periodo tragico come fu il secondo dopoguerra. Considerando che il secondo dopoguerra non fu così tragico, soprattutto in Italia, evidentemente quelle dichiarazioni dovevano invece preparare un humus diverso da un punto di vista sociale, politico e psicologico. Noi dovevamo essere presi e portati all'interno di una guerra, quello che è successo puntualmente dal febbraio e marzo scorso. E poi la guerra è stata, quando mi dicono pandemia e guerra, ma non è una forzatura, sbaglio o a Bergamo le bare vennero portate via utilizzando dei mezzi militari? Sbaglio o il responsabile della campagna vaccinale in Italia è stato individuato, indicato e eletto un generale, un militare degli Alpini come Figliuolo? Sbaglio o oggi cerchiamo di recuperare quella che fu e il vero forse motivo della presenza dei militari e dei medici russi in Italia nella primavera del 2020. Guerra e pandemia si sono da subito incrociati in questo racconto, che poi è un racconto assolutamente oggettivo, pertinente e anche difficilmente confutabile. Questo è il momento che sta. Questo, poi la guerra serve, certo che serve a tutti. In questo senso serve a tutti. La Russia sapeva che era sotto la minaccia dell'Occidente, della NATO, e cosa doveva fare la Russia se non prepararsi a giocarsi questa guerra? Ripeto, se poi si resta nella tradizione, si resta
in quello che è lo score bellico della Russia e di Putin, di fronte abbiamo un paese guidato da un personaggio che non ha mai perso una guerra come il paese che rappresenta e che le ha combattute queste guerre. Poi ripeto, sull'Ucraina si sono dette tante cose a sproposito, trascurando un aspetto storico importantissimo. Manca una reale, profonda conoscenza di questa terra, una terra che da sempre è stata divisa, travagliata. Basterebbe pensare quando a metà del XVI secolo e per due secoli ancora finì sotto il protettorato polacco-lituano. Penso che da sempre l'Ucraina è divisa, quella occidentale e più povera come regione filo-occidentale e quella orientale, soprattutto sud-orientale, che invece è da sempre filo-russa. Se non si voleva usare e sacrificare questa terra, questo popolo, le diplomazie dovevano fare tutt'altro percorso e invece le diplomazie, soprattutto quella occidentale, ha cercato solo di esacerbare sempre di più lo scontro, di infiammare sempre di più il fronte del dibattito. E quindi inesorabilmente siamo arrivati a quella che è la guerra che tutti noi stiamo vivendo. Mi sembra che anche in termini di previsione era abbastanza scontato, studiando la materia, questo epilogo, che è tragico, è il più tragico di tutti, ma non sarà più grave di tutte le guerre che l'umanità ha vissuto e di quelle che hanno segnato i capitoli più amari dell'umanità stessa. Davide, di solito no, una guerra, almeno ufficialmente, o platealmente, una causa scatenante, cioè un episodio che la fa scatenare. Qui chiaramente la storia è un po' diversa, perché come ricordavi e come noto, sono anni che si parla di questa minaccia che la Russia percepiva. Cioè la domanda che ti faccio è questa: al di là di quello che sembra, anche considerando, perché pare che sia effettivamente così, no, che Putin abbia, al di là di quello che appare, abbia anche delle amicizie, dei rapporti anche con leader magari di altri paesi occidentali, la cosa non traspare a livello pubblico. Cioè è possibile anche per la tempistica, perché a me il dato della tempistica un po' mi fa sospettare, cioè che non è solo la minaccia che Putin ha sentito, ma che ci sia qualcosa di più, cioè per aver invaso l'Ucraina proprio in questo momento, proprio in coda alla pandemia, insomma, io un po' sospettoso sono, cioè che anche Putin in qualche modo, no, abbia scelto questo momento, perché chiaramente c'è un disegno dietro che avvantaggerà anche la Russia. Io sono d'accordo con te, un po' meno con Massimo, ma con te sì, ma poi grazie a Dio tra amici e persone per bene confrontarsi sulla diversità delle opinioni ci arricchisce. D'accordo con te, ma soprattutto ricordiamo, allora, facciamo un discorso basico, semplice, di un'estrema semplicità e comprensione. Una pandemia globale è una minaccia per tutta la popolazione terrestre, quindi per tutti gli stati, ok? E su questo ci siamo. Nel momento stesso in cui si inizia a parlare di pandemia globale, soprattutto dopo l'11 marzo 2020, il giorno in cui l'OMS ufficializza quella del Covid come pandemia globale, Pechino accelera a radicalizzare la sua posizione in chiave anti-americana, e da lì inizieranno le reciproche accuse con Washington, con l'America di Trump. Mi sembra che da subito si è cercata come scusante la pandemia per rendere ancora più forte il ruolo delle potenze egemoni sul pianeta, e quindi mi sembra che il passaggio è assolutamente confluente, mi sembra che tutto sia realizzato con un'estrema banalità, facilità, bravura, ma è essenzialmente banale questo progetto. Bastava seguire dall'inizio le dinamiche che si stavano sviluppando intorno alla pandemia per capire che i ruoli delle superpotenze si sarebbero, in un quadro di reciproche accuse, compromessi, questi ruoli, e quindi si sarebbe arrivati ad uno scontro. Dopo la pandemia immaginare uno scontro più grande significava immaginare quello che stiamo vivendo, ovvero una guerra. È normale che tutte le superpotenze, è normale che le intelligence del mondo, le grandi intelligence del mondo, sapevano cosa c'era all'origine della pandemia e sapevano benissimo dove ci avrebbe portati questa pandemia.
Ripeto, poi la nostra indagine indaga, analizza un torno di tempo lungo 23 anni ed è un viaggio suggestivo, avvincente, a volte anche drammatico nello scoprire alcuni aspetti che hanno determinato questa irreversibilità della tragedia per arrivare all'epilogo della tragedia, no? E, a parte le elezioni di Trump, ma in questi 23 anni è successo di tutto. Dal 99 ad oggi c'è stato il 7 di agosto del 99 l'invasione del Dagestan da parte di Basayev, il capo dei cosiddetti fondamentalisti islamici ceceni. 48 ore dopo un perfetto sconosciuto, che è un sottotenente, un colonnello, un tenente colonnello del KGB, io non ho fatto neanche il militare, quindi non conosco neanche i gradi militari, di nome Vladimir Putin, all'epoca assolutamente sconosciuto, diventa primo candidato, l'anno dopo primo ministro. Poi da quel momento una carriera in ascesa inarrestabile, ma 48 ore prima che la Russia stessa conosca Vladimir Putin, 48 ore prima, il 7 agosto, con l'invasione del Dagestan, inizia anche la seconda guerra cecena, che sarà combattuta e vinta e anche usata propagandisticamente da Putin. E penso al 2004, quando ci fu soprattutto in Ucraina la rivoluzione arancione, una rivoluzione eterodiretta e finanziata dal magnate Soros. Tutti ricordiamo che nel febbraio del 2014 a Maidan, a Kiev, si visse la notte della tragedia che avrebbe portato alla guerra in Donbass, dimenticando un passaggio fondamentale, che a fomentare, avendola sicuramente abbordata e perorandola quella rivoluzione, a istigare anche la violenza rivoluzionaria del popolo ucraino contro la Russia, su quel palco a Kiev passarono in rassegna come fomentatori i leader delle quattro chiese, delle quattro religioni ucraine. E l'anno prima c'era stato un evento che sicuramente non è unico nella storia, neanche originale, ma dopo sei secoli, dopo Gregorio XII, un altro papa abdicava. Cosa sarebbe stata la Chiesa? Dove avrebbe portato la Chiesa Papa Ratzinger? Di certo abbiamo visto dove l'ha portata Bergoglio. Sono successe talmente tante cose che resta quasi difficile, se non un'operazione irresponsabile, differenziare, differire questi accadimenti, perché poi alla fine, facendo questo lavoro con l'onestà intellettuale che merita, ci si accorge come questi accadimenti sono legati a volte in modo inestricabile tra di loro. Dal 1999 ad oggi si è preparata solo quella guerra che avrebbe cambiato gli equilibri mondiali, costituendo e formando un nuovo governo mondiale. E noi abbiamo attraversato questo tempo e lo abbiamo fatto con le nostre percezioni, con le nostre suggestioni, con il nostro entusiasmo, con la nostra paura. E quando mi dicono: ma tu sei eccessivamente entusiasta, sono realistico, ma tengo ai dati della storia. E ogni guerra ha i suoi morti, i suoi feriti, i suoi prigionieri, ogni guerra rappresenta un grande reset. Ma di cosa vogliamo parlare? Quando Giulietto Chiesa diceva che la terza guerra mondiale sarebbe scoppiata in Ucraina, è perché era un profondo conoscitore di quella terra. Ripeto, si parla di Ucraina e non si conosce la storia di questa terra e di questo popolo. Forse il momento più fausto, l'Ucraina lo visse proprio dal 17 al 22, quando poi nel 22 finì nella Federazione Sovietica. Poi dalla fine, dall'implosione dell'Unione Sovietica, si è sempre cercato di buttare benzina sul fuoco ed ecco che il popolo ucraino e quella terra è diventato il capro espiatorio per arrivare a questo tipo di contrasto, a questo tipo di provocazione che ha assunto un ruolo e una dimensione globale. E l'Ucraina è divisa, la parte occidentale, l'abbiamo detto, che guarda verso l'Europa, verso Washington, la parte orientale è da sempre legata alla Russia. Ci fu un problema anche, che poi divenne anche legislativo, normativo, riguardo l'utilizzo della lingua russa in Ucraina. Pensate in questi 23 anni chi sono stati i due outsider
rispetto alla politica, che hanno avuto invece un ruolo determinante in politica, Beppe Grillo e il presidente ucraino Zelensky, facendo i dovuti distinguo, con tutto il rispetto e la simpatia per Grillo, ma sicuramente quella di Zelensky è una personalità più faconda, più costruita, più colta, ma è una grande provocazione quello che hanno costruito attorno, addosso e attraverso Zelensky, perché Zelensky viene da Kyiv, la seconda città più grande dell'Ucraina, grande quasi come Palermo, ma si trova nel sud di quel paese ed è una città filorussa. Zelensky parla il russo ed ecco che questo piano è stato ordito dall'intelligence, dalla macrofinanza, dai Soros di turno, però con una finalità estremamente diabolica quanto chiara: prendere un uomo del sud dell'Ucraina, che è la parte filorussa di quello Stato, per farlo diventare l'antagonista alla Russia. E diventa antagonista alla Russia e viene eletto presidente dell'Ucraina dopo che la sua popolarità viene accresciuta, montata attraverso che cosa? Un esperimento di una banalità assurda ma incredibilmente funzionale: servo del popolo. Zelensky, non è vero, quando sento osservatori anche blasonati occidentali dire un perfetto sconosciuto diventa presidente dell'Ucraina, Zelensky era uno, forse il personaggio più popolare e amato dell'intera Ucraina, proprio perché con la sua fiction era entrato nella casa di tutti i suoi connazionali e lì ovviamente ha portato avanti un disegno chiaramente antirusso, è un disegno che da un punto di vista del controllo, dell'osservazione più alta rispetto anche al conflitto stesso, ci riporta a quel governo mondiale, a quei poteri che hanno intenzione, adesso hanno inteso, hanno anche necessità di riformare, rifondare un nuovo governo globale. Cioè alla fine Zelensky farà il gioco anche di Putin. Poi io mi sorprendo quando lo sento definire Putin Hitler, il nuovo Hitler, un folle. Sergio Romano, l'ambasciatore romano, che ha scritto anche dei libri meravigliosi, proprio nel 2017 disse una cosa che mi sentì all'epoca di condividere pienamente. Putin è un personaggio anche ambiguo per certi versi, perché però è l'unico che in questo momento storico può essere a capo della Russia e può governare quel popolo. L'altro giorno ha detto che Putin è diventato un folle criminale. Come si fa, come cambiano in un lasso di tempo estremamente breve i giudizi, soprattutto su giganti della nostra storia contemporanea, com'è Vladimir Putin. Putin è l'uomo giusto nel momento giusto per quello che riguarda la storia della Russia. In un'osservazione, ripeto, più grande, Putin è anche uno dei protagonisti che darà vita al nuovo mondo. Io resto anche urtato da un punto di vista proprio accademico quando sento dire che Putin ricorda Hitler. Assolutamente no. Se c'è una persona antipodica nella personalità a Hitler è proprio Putin. Al limite, se si vuole cercare anche un confronto, delle analogie con l'aspetto più marziale e più tirannico, basta rimanere in quell'area. È un prodotto assolutamente autoctono della Russia. Russia significa Lenin, significa Stalin, significa anche alcuni zar che hanno scritto pagine terribili. Però Putin, e questo è un aspetto che molto probabilmente accarezza il cuore di Paolo Franceschetti, che saluto, e che nessuno ha mai considerato, caldeggiato come elemento di assoluta importanza. Vi sono dei valori nelle storie personali che vanno oltre l'osservazione, oltre l'aspetto anche più convenzionale e istituzionale delle cose che noi osserviamo. Vladimir Putin è nato nell'attuale odierna San Pietroburgo, già Stalingrado e già Pietrogrado. Proprio nell'ottobre del 2017 la rivoluzione bolscevica volse a vantaggio e segnò la vittoria del popolo contro lo zar, segnando la fine della monarchia russa proprio a Pietrogrado, che sarebbe diventata Stalingrado, la battaglia di Stalingrado, e poi San Pietroburgo, dove è nato Putin. Putin, passatevi il termine, se no ci danno dei complottisti, passatevi il termine con la leggerezza di un convivio tra amici. Putin è
facciamo, dai, diciamo che è un personaggio storicamente nato con le stigmate, se dico alieno poi ci danno dei complottisti, però Putin è un gigante assoluto, che piaccia o meno. E Zelensky è invece l'uomo che è stato scelto per sacrificare il suo popolo e la sua terra. Poi alla fine, secondo me, questo scontro, anche in un'eventuale possibile, purtroppo, estensione, espansione, definirà dei confini oggi nuovi, ma neppure così difficili da immaginare. Secondo me, questo conflitto, anche in un'estensione più grande a livello terrestre, dividerà in due l'Europa, e questa divisione verrà segnata proprio dall'Ucraina. La parte povera occidentale andrà verso Bruxelles e Washington, e anche Londra, da non dimenticare, mentre quella orientale ricca in buona sostanza resterà dove è sempre stata, essendo da sempre filorussa e russa quella terra. Prima ho parlato del protettorato a metà del XVI secolo, che per due secoli tenne sotto la sua giurisdizione la parte occidentale dell'Ucraina, il protettorato polacco-lituano. Basterebbe pensare a quella che fu invece la svolta che impresse Caterina II, Caterina la Grande, quando combatté e vinse il Canato di Crimea, annettendo la Crimea già alla Russia. Caterina II si è un po' dimenticata, è stata gettata tra le cose dimenticate per sempre, perché la scuola non insegna né avvia i ragazzi all'amore per la conoscenza, però è stata quella donna gigantesca che conquistò anche l'Alaska, poi l'Alaska è stata ceduta agli Stati Uniti. Per cui ci sono anche tanti elementi che ammandano di una suggestione particolare questa vicenda, ma che rivendicano anche profonde radici e una profonda tradizione a quella che è la storia dei popoli coinvolti in questa guerra e in questo conflitto. Davide, pensi che tutto quello che vedremo, e che già si comincia a vedere tra le righe, ma non troppo, basta la famosa battuta, che io non penso affatto che fosse una battuta, quella di Draghi sul condizionatore, da una parte chiaramente sullo sfondo c'è la guerra, poi però ci sono tutta una serie di scenari che in parte, no, erano già previsti, come è accaduto poi con il Covid, cioè il Covid li ha bruscamente velocizzati, quindi la cosiddetta transizione ecologica, l'identità digitale, dico appunto elencarne alcuni, qualcuno teme che possa diventare una sorta di credito sociale, cioè questa guerra ritieni che possa in modo irreversibile aumentare questo controllo sulla popolazione? Hai detto una cosa, poi mi dicono ma c'è piaggeria, che piaggeria? Le cose intelligenti mi sento umilmente di condividere ed apprezzarle. Un altro elemento che viene spesso differito e sconosciuto alla gran parte di chi osserva gli eventi che hanno segnato anche le pagine non sempre importantissime della nostra storia, si riporta proprio alla velocità con cui si sono svolti gli eventi. Il Novecento è considerato, a ragione dai massimi esperti, come il secolo segnato da un'accelerazione incredibile della storia stessa. Sono state cambiate le scienze, quelle umane propriamente dette. Il ventunesimo secolo prende quella velocità e la estremizza, diventa ancora più veloce la storia nel suo manifestarsi. E certo che ci sarà un nuovo governo mondiale, un mondo diviso e contrapposto nello schema funzionale della guerra fredda, quindi un blocco ad oriente, un blocco ad occidente. Non serve e sarebbe impossibile costruire una superpotenza come dominante o impero assoluto, ma nel gioco di questi due blocchi che fintamente si contrastano, il nuovo ordine mondiale restaurato, tutto questo servirà il primo obiettivo di questo nuovo schema, di questo nuovo sinodo del controllo politico a livello globale, servirà a privare sempre di più delle libertà individuali delle persone, perché saremo sempre di più 8 miliardi di persone. E stando a quelli che sono anche i meccanismi messi in campo dalle grandi superpotenze per fare politica, per dettare le linee e le strategie di geopolitica a livello globale, come si pensano di controllare 9 miliardi di persone?
La pandemia è servito anche a questo. La pandemia è servito, ricorderai, la seconda guerra mondiale gli fu un orrore di natura intellettuale, spirituale. Addirittura l'Occidente, gli Stati Uniti in primis, si fecero portatori di quel messaggio laido che la seconda guerra mondiale è stata una guerra giusta, soprattutto da par loro per quello che fu l'esito di quella guerra. Non esiste una guerra giusta, però già rispetto a quella tragedia, la più grande tragedia dell'umanità, ci hanno detto che poteva esistere una guerra giusta. E in quella valutazione assolutamente positiva per chi vinse la guerra venne anche inserito e cancellato di fatto un crimine orribile come le stragi di Hiroshima e Nagasaki. Tutti parlano del processo di Norimberga, ma i responsabili dei crimini che si sono consumati a Hiroshima e Nagasaki meritavano di finire alla sbarra, di finire tra gli imputati di quel processo ed essere senza nessuna esitazione condannati. Ed ecco che quella velocità stravolge tutto, e in questa velocità dove si perde anche la capacità, il metro di giudicare, l'unità di misura per giudicare adeguatamente le cose, che succede? Che ci facciamo imporre le condizioni. Perché tutti con la mascherina? Perché per il nostro bene. Perché distanziati? Per il nostro bene. Chi lo dice? La televisione. La televisione che si fa messaggera di un messaggio che arriva direttamente da chi ci governa. Lo fanno per il nostro bene. La storia di queste libertà che cederemmo giorno dopo giorno in realtà ha un suo pregresso, un suo storico. Quando nel 2017, adottando una normativa della Comunità Europea, l'allora governo Gentiloni pubblicò in Gazzetta Ufficiale una cosa orribile. In buona sostanza, il governo Gentiloni nel dicembre, novembre del 2017 cedeva alle multinazionali i dati personali degli italiani, e rispetto a quella cessione dei nostri dati personali non ci fu nessuna rivolta. Eravamo in tre, numericamente, oggettivamente, materialmente in tre a protestare sotto Montecitorio, al che i poliziotti di turno vennero lì e mi dissero: Gravizzoli, stavolta per che cosa state qui? Dice: tra l'altro siete in tre. E gli spiegai quello che era successo e mi chiesero: è grave? È gravissimo, è gravissimo. È dal maggio del 2014 che questo paese, le istituzioni di questo paese parlano di sperimentazione farmaceutica. Nel maggio del 2014 l'allora ministra della salute pubblica Beatrice Lorenzin parlò di un suo, di una sua predisposizione, di un favore in senso generale di tutte le massime istituzioni a favore della sperimentazione farmaceutica sui bambini, sugli anziani e sulle donne incinte. Nessuno si chiese come mai proprio Obama il 29 settembre del 2014 investì il nostro paese del ruolo di paese capofila per promuovere le nuove campagne vaccinali a livello globale. E dovevamo chiedercelo, perché la pandemia, la finta pandemia suina del 2009 apriva scenari sconvolgenti per quello che era la specifica materia vaccinale, non solo nel nostro paese ma nel mondo intero. E finta pandemia, non lo dico io, non lo dice Fabio Frabetti, lo scrisse La Stampa di Torino, lo scrisse Sandra Murri il 10 gennaio del 2010 sulle pagine del Fatto Quotidiano. E in questi due anni la Sandra Murri, ospite da Giletti sulla Sette, è stata la Castigamatti, è stata la Torquemada puntata contro chi legittimamente in questo paese aveva dei dubbi rispetto anche alla discutibile gestione dell'emergenza pandemica. E in Italia siamo arrivati troppo in ritardo rispetto ad una tragedia che si stava compiendo sempre di più. Nel 2017 fummo davvero pochi a contestare la legge 119, la famigerata legge Lorenzin, che introdusse di fatto nel nostro paese 10 vaccini obbligatori per soggetti da 0 a 16 anni. Oggi i grandi rivoluzionari, non mi dite che sono uno che divide, io dico la verità non è né bella né brutta, è semplicemente oggettivamente la verità. Anzi, vi dico che un vecchio professore del Mauriziano di Torino
quando gli chiesi come mai a 91 anni era ancora così vivace anche dal punto di vista fisico, mi disse perché io a un certo punto mi sono imposto di vivere di fantasia per superare la realtà. Viviamo di fantasia per sconfiggere la quotidianità e la realtà. A me questo percorso non è mai piaciuto, l'ho sempre lasciato in un filone più naturale. Io faccio questo lavoro, racconto la verità che possa piacere o meno, non dirò mai cose che al pubblico fa piacere sentire. Mi limito freddamente, appassionatamente, quasi ossessivamente, perché sono ossessionato quasi in modo maniacale dalla ricerca della verità. Però la verità è questa. Quando il 19 luglio del 2017 la ministra della Salute, Beatrice Lorenzin, rispondendo ad un senatore della Lega che gli chiedeva: questi genitori per la libertà di scelta hanno preparato un decalogo di osservazioni e di domande, alcune sono assolutamente condivisibili. Per esempio, io e mia moglie, disse questo senatore della Lega, cara ministra, ci facciamo portatori di un punto di questi 10. Come mai non si utilizza più il vaccino monodose? Perché non si somministra più il farmaco monodose in Italia? E la ministra della Salute rispose candidamente che questo non conveniva alle case farmaceutiche. In un paese più attento alla vita politica del proprio paese stesso, sarebbe insorto o comunque avrebbe creato i presupposti per accendere un necessario dibattito sulla materia, e non si è fatto. Ed ecco perché una persona estremamente seguita come te, come la vostra piattaforma, come chi fa il nostro lavoro, deve partire ogni mattina dall'assunzione di questa responsabilità. Noi dobbiamo raccontare la verità, che piaccia o meno, punto. Questo è il vero obiettivo, e questo è anche l'onere e l'onore della nostra professione. Oggi ci accorgiamo tutti che stiamo perdendo le nostre... certo, ma assolutamente sì. Ma quell'accelerazione di cui parlavi te fa parte di un progetto più ampio, e che storicamente non parte neanche da tanto lontano, ma dal 2014, per i motivi che abbiamo ricordato poc'anzi e te. Caro Davide, ringraziandoti, vorrei anche così addentrarmi in quello che porterai a teatro. È la più grande inchiesta della storia. Ecco, parti da dove parti? Partiamo 12, 13 e 14 di maggio da Verona al Teatro Allestimate, 28 maggio Roma, Teatro della Garbatella, poi 8 e 9 luglio ad Asti, a Catanzaro, adesso non tutte le date le ricordo, però è un'inchiesta straordinaria. Tra l'altro ti invito personalmente, ci tengo alla tua presenza, Fabio, sei mio, il nostro ospite, perché è un'inchiesta che ha avuto la forza di assemblare una delle squadre più belle e più vincenti nell'ambito della vera indagine, della vera investigazione giornalistica, storica. È stato veramente meraviglioso e commovente già riassestare, già riassemblare e già riconvocare quei campioni assoluti dell'inchiesta. 12, 13, 14 maggio, Teatro Allestimate di Verona. Si parte da lì. Per tutte le info sul tour, sulle date, www.oisitalia.it, ripeto, www.oisitalia.it, oppure Davide Gramiccioli, mi trovate su Facebook. Dal 1999 al 2022, un viaggio che ci terrà col fiato sospesi anche a noi, che la racconteremo questo viaggio ogni volta, avvincente, bello, ed estremamente inoppugnabile dal punto di vista della rivelazione, che è poi quella verità che noi, rimanendo nel nostro stile, abbiamo sempre profondamente, sapientemente e doverosamente documentato. Grazie di cuore, Fabio. Grazie, grazie David. Sicuramente ne torneremo presto a parlare. A presto. Grazie, grazie a te di cuore.